carne ed ossa, sembrano sempre e comunque inquietanti e spaventose storie di fantasmi. Sono le storie di certi misteri italiani, quelli grandi, quelli che coinvolgono l'intero paese e che si comportano sempre come fantasmi di un romanzo o di un film dell'orrore. Fanno paura e tornano. La nostra storia inizia con un treno, un interregionale, l'interregionale 2304 che da Roma va a Firenze e che in questo momento sta correndo nelle campagne vicino a Castiglion Fiorentino. È il 2 marzo del 2003 ed è presto, sono le 8:25 di domenica mattina. Ecco, se la nostra storia fosse un film, inizierebbe proprio con una scena come questa. Carrozza numero 4, una di quelle senza gli scompartimenti. Poca gente, un signore e una signora, marito e moglie, che vanno a Firenze per un incontro sportivo. Un'altra signora, seduta più avanti. E altre due persone, un altro uomo e un'altra donna. Ecco, la donna. Fermiamo per un momento l'immagine su di lei. Ha un'aria strana, un po' triste. Ha i capelli lunghi, arruffati e rossicci. È sicuramente molto più giovane, ma a vederla così sembra che abbia almeno 50 anni. Cosa fa quella donna? Scrive. Digita dati in un computer palmare, un piccolo computer portatile. Fine fermo immagine, la scena continua. Nella carrozza numero 4 ci sono anche tre poliziotti in divisa. Sono tre sovrintendenti della polizia ferroviaria in un normale servizio di pattuglia. Forse hanno notato anche loro quella donna triste che scrive sul palmare, perché puntano direttamente su di lei e sull'uomo che l'accompagna. Chiedono a tutti e due i documenti. Ecco, qui ci vorrebbe un particolare dei documenti, perché sono strani quei documenti. Hanno i dati, il nome, la residenza, la data di nascita, tutti scritti a mano come non si faceva più da tanto tempo. E anche le foto. Sono soltanto spillate con le graffette. C'è qualcosa che non torna. Uno dei tre poliziotti, il sovrintendente Emanuele Petri, chiama la centrale col cellulare di servizio per chiedere un controllo. Ed è a quel punto che l'uomo che sta con la donna triste scatta, tira fuori un'automatica calibro 7,65 e la punta alla testa del sovrintendente Petri, gliela pianta nel collo. Grida a tutti di non muoversi, gridano anche i poliziotti, stai calmo, metti giù la pistola, si risolve tutto. Sono attimi velocissimi e in un romanzo o in un film a questo punto ci sarebbe qualcosa per allungare la tensione, per mantenere la suspense. Ma questo non è un film, questa è una storia vera, veramente accaduta in quella carrozza dell'Interregionale 2304 e non c'è bisogno di niente per renderla più drammatica e feroce di quanto effettivamente non sia. La donna si avvicina ad uno dei poliziotti, cerca di prendergli la pistola, ma il poliziotto resiste. La beretta d'ordinanza cade a terra, sotto il sedile. La donna si china e la prende. I poliziotti cercano di bloccarla. Lei cerca di sparare, ma ce la sicura. E il percussore non scatta. L'altro uomo spara e colpisce il sovrintendente Petro al collo. Un poliziotto risponde con la sua beretta e colpisce al petto l'uomo, che spara ancora e colpisce al fianco il poliziotto. Altri spari, urla, lamenti. La signora che se ne stava da sola corre lungo il vagone. L'altra signora si butta sotto il sedile. Il marito intanto interviene perché è un poliziotto anche lui, anche se fuori servizio. Poi tutto si ferma, lasciando nel vagone un forte odore di polvere da sparo bruciata. Sembra la scena di un film. Lo sembra, ma non lo è. Per terra, in una chiazza di sangue che si allarga sul pavimento della carrozza, c'è il sovrintendente Petri. Un proiettile gli ha reciso la giugulare, uccidendolo quasi sul colpo. Era veramente una persona, non so nemmeno come definirla, però era una persona tanto buona. E qualunque problema, diciamo, tu potevi avere, magari c'era sempre una parola di conforto per te e per tutti.
Poco distante, tra i sedili, c'è l'uomo che ha sparato, che si lamenta ancora, ma sta morendo anche lui. Accasciato su un sedile, c'è il sovrintendente Bruno Fortunato, che si preme una mano sul fianco ferito da una pallottola. L'altro poliziotto, il vice sovrintendente Giovanni Di Fronzo, ha ammanettato la donna, che cerca ancora di scappare, si divincola, ma mantiene la calma, rimane fredda come una statua. Aveva gli occhi di ghiaccio, diranno i due coniugi. Non perde la testa neppure in commissariato, a Castiglion Fiorentino. Non dice come si chiama. Poi a qualcuno sembra di riconoscerla e la chiama per nome, Nadia. E Nadia ammette di chiamarsi così. Nadia Desdemona Lioce. Poi dice un'altra cosa. Dice, mi dichiaro prigioniero politico. Perché non è una delinquente comune quella donna dall'aria triste. Così come non lo è neanche l'uomo che ha sparato al sovrintendente Petri e che si chiama Mario Galesi. Da più di 5 mesi le forze dell'ordine di tutta l'Italia li stanno cercando come i capi delle nuove Brigate Rosse. Mi dichiaro prigioniero politico. Era una frase che non si sentiva più da tanto tempo. Quella sigla però, le Brigate Rosse, quella l'avevamo già vista prima, anche di recente, anche prima di quel treno che corre nelle campagne vicino a Castiglion Fiorentino, come un fantasma che ritorna e che fa paura. La prima volta che la gente si accorge dell'esistenza delle Brigate Rosse è con una foto, la foto di un uomo con 2 pistole puntate alla tempia. L'uomo si chiama Hidalgo Macchiarini, è un ingegnere ed è un dirigente della filiale di Milano della SIT Siemens, una fabbrica che fa apparecchi elettronici. Il 3 marzo del 1972 è stato rapito da 4 uomini in tuta blu, col volto coperto da un passamontagna, che l'hanno tenuto in una stanza, giusto il tempo per scattargli una fotografia. 2 pistole puntate alla testa e un cartello al collo con su scritto «Brigate Rosse, mordi e fuggi, niente resterà impunito, colpiscine uno per educarne 100, tutto il potere al popolo armato». Solo poche ore, un sequestro lampo che però colpisce molto. La gente comincia a chiedersi, ma chi sono queste Brigate Rosse? Una delle 2 pistole puntate alla testa dell'ingegner Macchiarini era una semiautomatica Browning della Seconda Guerra Mondiale. Apparteneva ad un vecchio partigiano che l'aveva regalata ad un ragazzo di Reggio Emilia che si chiama Alberto Franceschini e che assieme ad altri ragazzi si riuniva in un collettivo che si era staccato dalla FIGC e dal Partito Comunista perché li considerava troppo a destra, troppo morbidi. Si riunivano in un appartamento sulla via Emilia e per questo li chiamavano il gruppo dell'appartamento. Innanzitutto bisogna partire da che cos'era, diciamo, l'Emilia, perché io vengo da Reggio Emilia, in quegli anni, cioè dove chiaramente, diciamo, la cultura comunista era la cultura fondamentale, dominante. C'era tutto un circuito sociale, diciamo così, che sostanzialmente erano le osterie, dove la storia, no? La storia soprattutto veniva raccontata in particolare dalle persone che l'avevano fatta, che erano in genere gli ex partigiani. E quindi, diciamo, noi ragazzi venivamo tutti comunque da famiglie comunque di sinistra, cioè che, i cui genitori o i nonni avevano partecipato alla lotta partigiana. E quindi, diciamo, ci formiamo una cultura, cioè, diciamo, che aveva, cioè, un'idea storica, diciamo così, della storia del nostro paese, che aveva al centro 2 punti. Uno, che la resistenza era stata tradita, cioè nel senso che la lotta che i contadini, gli operai delle nostre parti avevano fatto non era per quel tipo d'Italia che ci trovavamo davanti negli anni 60. Quindi da una parte c'era quest'idea della resistenza tradita e dall'altra parte c'era l'idea, c'era una cultura rivoluzionaria, l'idea che era possibile fare una rivoluzione nel nostro paese. Per rivoluzione pensavamo ad un cambiamento profondo e radicale della vita delle persone e anche della vita nostra. Franceschini e alcuni altri lasciano Reggio Emilia per andare a Milano. Lì incontrano altri ragazzi che hanno esperienze molto diverse dalle loro. Per esempio ci sono alcuni studenti della Facoltà di Sociologia di Trento, come Renato Curcio e Margherita Cagol, che vengono dal movimento studentesco dal 68 e sono di formazione cattolica. Margherita, per esempio, una cattolica convinta che fa studi umanistici e suona la chitarra classica. Si iscrive a sociologia soprattutto perché la facoltà è proprio lì, a Trento, e non deve allontanarsi dalla famiglia.
Da tutti gli esami in tempo e quando si laurea saluta i professori della commissione a pugno chiuso e due giorni dopo si sposa con Renato Curcio in una chiesetta sulle montagne del Trentino. Quello stesso pomeriggio, invece del viaggio di nozze, sono già tutti e due a Milano a partecipare a un'assemblea del collettivo. Alcuni ragazzi dell'appartamento di Reggio Emilia, tre studenti della facoltà di sociologia dell'Università di Trento. Ci sono anche alcuni operai e tecnici della SIT Siemens, delegati di fabbrica, come Mario Moretti. Mario Moretti è nato a Porto San Giorgio, nelle Marche, ha frequentato la parrocchia e si è diplomato come perito elettrotecnico e poi è andato a Milano a lavorare, con una lettera del Vescovo e della Marchesa Casati Stampa. Franceschini, Curcio, Margherita, Moretti. Un giorno d'agosto del 1970, alcuni di loro si riuniscono in un albergo di Pecorile, un paesino sull'Appennino a 20 km da Reggio Emilia, e cominciano a discutere. Per decidere cosa? La lotta armata. Il vero punto di svolta avviene a Pecorile, che è un piccolissimo paesucolo in provincia di Reggio Emilia, dove lì nell'estate, nell'agosto del 17-18 agosto, era subito dopo Ferragosto, ci riunimmo un centinaio di persone che venivano dal CPM, da noi, e lì discutemmo in maniera chiara e precisa la necessità della scelta della lotta armata, cioè della violenza praticata da piccoli gruppi d'avanguardia. Questa era sostanzialmente la differenza tra noi e il resto del movimento in quella fase. Cioè, per noi era giunto il momento di organizzarci in un certo modo, quindi clandestinamente, eccetera, eccetera, e compiere azioni che fossero fuori dal movimento, chiaro? Cioè non erano, non so, i servizi d'ordine che già esistevano, ecco, che si muovevano nei cortei, eccetera, eccetera, ma erano azioni che venivano fatte, diciamo, a freddo. È il 1970, sulle strade d'Italia corrono le Fiat 124, le 500 e i Maggioloni. La benzina costa 160 lire al litro, il pane 230 lire al chilo e per una tazzina di caffè al bar ci vogliono 70 lire. La moda impone pantaloni a zampa d'elefante, minigonna e stivali al ginocchio. L'Italia ha battuto la Germania per 4-3 alle semifinali dei mondiali di calcio del Messico, ma poi si è fatta battere dal Brasile. A Sanremo hanno vinto Claudio Amori e Adriano Celentano con Chi non lavora non fa l'amore e in testa li Pare e Mina con Insieme. La televisione in bianco e nero e ancora due canali. La gente a casa gioca con Il rischiatutto di Mike Bongiorno e si turba con l'ombelico scoperto di Raffaella Carrà, che balla il tuca tuca a Canzonissima. Edmondo Bernacca illustra le previsioni del tempo e i bambini vanno a letto dopo Carosello. Al cinema c'è Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri, che vince l'Oscar, e Quando le donne avevano la coda, con Senta Berger e Lando Buzzanca. In edicola c'è Tex Willer, Diabolik, Alan Ford e Topolino. Gli anni tra il 68 e il 70 costituiscono in Italia un passaggio particolarmente significativo e importante. Si passa cioè da una società di massa a base collettiva, il partito, la famiglia, la classe sociale, la chiesa, a una società di massa a base individuale. Questo passaggio è largamente determinato dallo sviluppo dei consumi e ha però delle ricadute politiche e ideologiche estremamente significative. I più sensibili che recepiscono subito questi cambiamenti sono gli studenti, il movimento del 68. Ma la contestazione si lega molto rapidamente con i movimenti di fabbrica, con le lotte operaie e con i rinnovi contrattuali dell'autunno del 69. Mentre la società italiana è piena di fermenti, il sistema politico italiano è invece paralizzato dal fatto che c'è una sostanziale impossibilità di alternativa. Il partito di maggioranza relativa, la Democrazia Cristiana, è l'unico partito che possiede le chiavi effettive, sia da un punto di vista elettorale, ma anche da un punto di vista dei poteri reali, e per motivi di politica internazionale e di alleanze internazionali il Partito Comunista non è una vera alternativa di governo possibile. Si respira un'aria strana in quegli anni, un'aria inquieta. Il 68 sembra essere finito da un pezzo, per lasciare il posto ad una torbida inquietudine che alza il livello della tensione da tutte le parti. È proprio così che l'hanno chiamata, strategia della tensione.
Il 12 dicembre del 1969, nella sede della Banca dell'Agricoltura di Piazza Fontana, una bomba piazzata da un gruppo di neofascisti uccide 16 persone e ne ferisce 84. Nell'autunno del 1970 scoppia a Reggio Calabria una rivolta che durerà quasi un anno. E nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, gruppi armati guidati dal principe Junio Valerio Borghese tentano un colpo di Stato. La strage di Piazza Fontana, secondo me, è un evento fondamentale. Cioè, proprio da un punto di vista, diciamo, psicologico, innanzitutto, perché ti determinò il clima. Cioè, cambiò radicalmente il clima. Cioè, tutti noi eravamo convinti che la strage di Piazza Fontana non fosse fatta dagli anarchici, da Valpreda, ma era un'operazione dello Stato. Cioè, dalla parte reazionaria, conservatrice, chiamiamola come ci pare, insomma, quindi comunque un'operazione dello Stato. E come tale ci dava la misura, no, della profondità dello scontro sociale a cui noi saremmo andati incontro. Quello è stato l'elemento chiave, la spinta vera che ci ha fatto capire che la rivoluzione non poteva essere un pranzo di gala, come diceva Mao Zedong. Chissà dov'è il sovrintendente Petri in quei giorni, Emanuele Petri, il poliziotto del treno. Nel 1970 ha 15 anni e vive a Castiglion del Lago, un piccolo paese sulle rive del lago Trasimeno, in provincia di Perugia. Non va a scuola, ha smesso presto di studiare per mettersi a lavorare come elettricista, ma sa già che a 18 anni, quando riceverà la cartolina militare, si arruolerà nella polizia, volontario, come suo padre. E Nadia Desdemona Lioce, la donna dall'aria triste, dov'è Nadia in questo momento? A scuola, in prima media, perché ha 11 anni ed è ancora una bambina. Sta a Foggia, dove è nata, ed è una ragazzina allegra e tranquilla. I compagni della prima F dell'Istituto Carducci la chiamano Gigliola Cinquetti, per la somiglianza che ha con la cantante. Le Brigate Rosse, probabilmente, non sa neanche cosa siano. Margherita Kagol, invece, è già grande, ha 25 anni, e gli altri la chiamano Mara, la compagna Mara. Dopo il convegno di Pecorile, lei, Curcio, Franceschini e altri hanno deciso di fondare un'organizzazione. Hanno pensato a lungo al nome, Brigate, come le Brigate Garibaldi della guerra partigiana, ma Garibaldi non gli piace, è troppo risorgimentale, troppo borghese. Rosse, meglio, Brigate Rosse. Sostanzialmente ci ponevamo il problema di trovare anche lì un simbolo che, come il termine Brigate Rosse, ci riconducesse ad una storia, a questo punto ad una storia internazionale. Allora, la prima cosa che ci venne in mente era la stella, perché ad esempio i vietnamiti avevano la stella, i Tupamaros avevano la stella, ecco, per cui la stella, poi in particolare la stella dei Tupamaros, che era molto simile alla nostra, con al centro però MT, Movimento Tupamaros, MNT, Movimento Nazionale Tupamaros. Noi a questo punto prendemmo la stella, cercavamo io e Renato di disegnarla così, e ci veniva sempre una stella sghimbescia, non riusciva mai a fare una stella perfetta. Poi alla fine abbiamo detto, vabbè, però sghimbescia ci sembra, e la disegnavamo appunto con 100 lire, cioè volevamo fare una cosa che potesse essere disegnabile da tutti, questo perché la nostra idea all'inizio era molto spontaneista, quella di essere noi dicevamo appunto la scintilla che infiamma la prateria, questa era l'idea nostra iniziale. Per cui niente, nel primo volantino venne fuori questo simbolo che poi ha avuto, diciamo così, questo tragico, dillo così, un successo dal punto di vista del marketing notevole. La scintilla che infiamma la prateria. Per fare cosa? In quel periodo, nelle grandi fabbriche, ci sono le lotte per il rinnovo dei contratti. Per le Brigate Rosse, il Partito Comunista e il sindacato sono troppo morbidi. La loro linea riformista è suicida. Per le Brigate Rosse bisogna agire. Bisogna diventare avanguardia politica armata, colpirne uno per educarne 100. Iniziano bruciando le auto dei dirigenti delle fabbriche. La prima è quella del capo del personale della Sid Siemens. 10 righe sui giornali il giorno dopo. Sono nate le Brigate Rosse. La notte del 25 gennaio mettono 8 bombe incendiarie parcheggiate sotto una fila di autocarri nello stabilimento di Lainate della Pirelli. Ne esplodono soltanto 3, ma fanno comunque molti danni.
Fantini lasciati negli spogliatoi delle fabbriche, automezzi commerciali bruciati, le macchine dei dirigenti. Loro la chiamano propaganda armata. Dicono chi è costretto a girare in una 500 usata vede bruciare volentieri una BMW o un Alfa. Nei primi anni 70, per quanto riguarda le Brigate Rosse, c'è in giro molta confusione, molta incertezza, molta ambiguità. Le Brigate Rosse sono ancora Zorro, Robin Hood, compagni che sbagliano, ma questa ambiguità, questa incertezza, fa sì che abbiano indubbiamente dei referenti in un certo strato intellettuale e in modo particolare in certi ambienti di fabbrica. Ma la propaganda armata non si ferma soltanto alle cose. Le Brigate Rosse passano presto ai sequestri lampo dei dirigenti, come quello dell'ingegner Macchiarini con quella foto. E poi più avanti a Torino un sindacalista della CISL, Bruno Labbate. E poi anche il capo del personale della Fiat, l'ingegner Ettore Amerio, trattenuto per ben 8 giorni prima di essere rilasciato. In cambio della liberazione di Amerio, per spiegarmi subito, volevano la fine della cassa integrazione. Era assumere la Fiat, il massimo del potere economico, e con forti condizionamenti, per così dire, anche sul potere politico dell'epoca. Era una ricerca di collocazione di sé come soggetto politico di livello nazionale, alternativo a quelli, come dire, istituzionali. La prima operazione di polizia contro le Brigate Rosse scatta il 2 maggio del 1972 e quasi le distrugge. Marco Pisetta è un compagno di studi di Curcio dai tempi dell'università ed è un membro delle Brigate Rosse. I carabinieri lo arrestano. Lui accetta di collaborare, rientra nelle Brigate Rosse come infiltrato e al momento opportuno parla. Scrive un memoriale di 92 pagine con linee politiche, strutture, nomi. Un memoriale che poi ritratta dicendo che gli è stato estorto dai servizi segreti. In un certo senso è la prima storia delle Brigate Rosse ed è già controversa, misteriosa. C'è una strana costante nella storia delle Brigate Rosse. Tutte le volte che vengono duramente colpite, quasi distrutte, decapitate, le Brigate Rosse si riorganizzano e ricominciano a colpire, anzi, alzano il tiro. Succede anche dopo l'operazione Pisetta. I militanti rimasti in libertà passano in clandestinità. Significa che spariscono dalla circolazione, si procurano documenti falsi, un falso lavoro di copertura, una falsa identità e così nascosti continuano a colpire. Però la mia vita di clandestino, quel periodo lì, era un po' abbastanza dura, per quanto mi riguarda, per me, in questo caso qua. Era dura per due motivi, per tanti motivi. Il primo, appunto, mi trovavo in una città che non ero cresciuto lì, per cui ero un po' come un extracomunitario, cioè un emigrato, una persona che si sposta e deve affrontare tutto, sia come parli, sia come ti atteggi, sia come situazione. Poi c'era un problema anche di carattere, cioè vivere clandestinamente, girare con una pistola, con documenti falsi. Quando se vai a portare la biancheria o le lenzuola alla lavanderia, deve dare non il documento falso che è ufficialmente sei in casa, un altro ancora, perché metti che per una cosa o un'altra, cioè tutta una confusione anche di nomi, avevo 5-6 nomi praticamente che utilizzavo per fare delle cose, persino nell'edicola, non comprare tutti i giornali lì, qualcuno si insospetta che compra il giornale, 5-6 giornali politici, uno che si interessa del politica, per cui anche quello lì poteva diventare un punto vulnerabile, per dirti, no? Allora prestavi attenzione anche a quello lì, prendavi due giornali dall'edicola e due dall'altra. Le Brigate Rosse si danno una nuova struttura. Concentrano piccoli gruppi di militanti in quelle che chiamano brigate, in una fabbrica o in un quartiere, e le riuniscono in colonne, una per ogni città, a Milano, a Torino, a Genova, nel Veneto. Eleggono una direzione strategica, una specie di assemblea composta da una 15 di persone per elaborare le linee politiche e per dirigerle un comitato esecutivo formato dai capi di ogni colonna. Dividono gli obiettivi in fronte logistico, per procurare i soldi con le rapine e i sequestri, i documenti, le auto rubate, il fronte delle fabbriche e il fronte della lotta alla controrivoluzione.
Anche i militanti si dividono. I regolari che vivono in clandestinità. Gli irregolari che partecipano alle attività delle BR mantenendo in parte una vita normale. I fiancheggiatori e i simpatizzanti. Nelle Brigate Rosse subito non c'era donne, non c'era compagni, cioè anche sessualmente c'era un problema. Cioè io non sono mica andato nei frati per... Mi ricordo che affrontai questo ragionamento qua in una riunione sulla storia, che eravamo a Torino, e 5-6 compagni, che c'era solo la Mara, che allora la Mara era la moglie di Corcio. Cosa facciamo qui? Andiamo avanti, sono mica in un collegio, cioè nel senso che non sono in un monastero qua, vuol dire, mi sembrava un po'. Allora lei ci incoraggiava dicendo: guardate che io sento, percepisco che fra un po' di tempo nella nostra linea arriveranno molte donne, molte compagne, eccetera. E comunque sia, è un argomento che, anche se arrivassero poi molti compagni, non è che tu ti permetti poi di prenderla prima e dici: beh, cioè, stasera avrei bisogno. No, non è anche così, anche come lo dice, vuol dire, al di là poi che siano arrivati, va bene, poi può darsi che in alcuni casi sorta anche l'affiatamento, che poi non è un lavoro meccanico, anzi, poi le donne che entravano nelle Brigate Rosse erano proprio cattive su questo piano qua, proprio perché avevano un'origine femminista, era l'opposto di se pensavamo che la presenza di compagni nella relazione poi ci facilitava la possibilità di avere delle relazioni, addirittura, secondo me, non era proprio così. La fase della propaganda armata, dicono le Brigate Rosse, è finita. Bisogna alzare il tiro. Adesso inizia la fase dell'attacco al cuore dello Stato. Inizia l'operazione Girasole. Genova, 18 aprile 1974. Il dottor Mario Sossi è un magistrato e un sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Genova. È un magistrato duro, intransigente, pubblico ministero in alcuni importanti processi contro estremisti di sinistra. Negli ambienti extraparlamentari lo chiamano il giudice manette e per lui hanno coniato uno slogan: Sossi, fascista, sei il primo della lista. Genova, 18 aprile 1974. Sono quasi le 10 di sera. Il dottor Sossi sta tornando a casa dal lavoro ed è a pochi metri dal suo portone quando viene afferrato. Gettato dentro un furgone, colpito con un calcio al torace, incatenato e incappucciato con un sacco di juta. Attraverso la trama della tela vede solo delle ombre. Poi sente una voce: le hai cercate le Brigate Rosse, ora le hai trovate. Sì, ho trovato il 3 numero 2, sì. La cassetta per la lettera numero 1, sì. C'è un comunicato delle Brigate Rosse e un messaggio del dottor Sossi. Molto bene. Il rapimento del magistrato ha un eco enorme sui giornali di tutta l'Italia. Altro che 10 righe per l'incendio della macchina di un ingegnere. Scattano immediatamente le ricerche. Il ministro dell'interno Paolo Emilio Taviani manda a Genova il capo della polizia Zandaloi con centinaia di uomini tra carabinieri e poliziotti, elicotteri, motovedette e cani. Lo cercano dappertutto. Sanno che è ancora vivo perché i brigatisti gli hanno scattato una Polaroid che hanno inviato ai giornali. Dov'è il dottor Sossi? È rinchiuso in una villa presa in affitto sotto falso nome sulle colline di Tortona. Una prigione del popolo, la chiamano le Brigate Rosse. Se ne sta chiuso in una stanza di 6 metri quadrati insonorizzata con del polistirolo, con uno striscione di stoffa rossa sul muro, con sopra una scritta gialla. Portare l'attacco al cuore dello Stato. Ad interrogarlo, a fargli un processo nel vero senso della parola, è Alberto Franceschini.
C'è un omicidio dove le fasi salienti dell'omicidio vengono fotografate. Io sono il pubblico ministero che deve fare il processo e non mi preoccupo nemmeno lontanamente di avere le fotografie. Le negative. Poi era successo che di fatto quello era disarmato, Floris, anche l'altro fattorino, quello più anziano, che quello ha fatto per aggrapparsi, poi adesso ti hanno sparato, insomma. Ma tu hai una paura maledetta del fatto che noi ti abbiamo. Quindi se questi hanno paura vuol dire che tu sai. Vi giuro che proprio non so di questa faccenda, signore, proprio vi prego di credermi, ecco. Di fronte al rapimento del magistrato, la reazione dello Stato è contraddittoria. Fermezza o trattativa? Prevale la seconda. Dalla sua prigione del popolo, il dottor Sossi lancia un appello al sostituto procuratore che coordina le indagini sul suo sequestro. Pregoti, in assoluta autonomia, ordinare immediata sospensione ricerche inutili e dannose, e le ricerche cessano. In cambio della sua liberazione, i brigatisti chiedono il rilascio di alcuni estremisti di sinistra. Sono i membri di un gruppo armato che si chiama 22 ottobre e che si è reso responsabile, tra l'altro, della morte di un fattorino, Alessandro Floris, ucciso durante la rapina di una banca. Dicono fuori Rossi, l'uomo condannato per omicidio, o a morte Sossi. La magistratura accetta. E il 20 maggio 1974 la Corte d'Assise d'Appello di Genova accorda la libertà provvisoria ai membri della 22 ottobre e gli restituisce il passaporto. Quando il dottor Sossi verrà liberato, potranno andarsene. Il procuratore generale della Repubblica di Genova, Francesco Coco, si oppone. Si oppone il presidente del Consiglio, Mariano Rumor. Il ministro degli interni fa circondare il carcere Marassi dalla polizia per impedire l'uscita dei detenuti liberati dalla magistratura. Che fare? È una situazione di stallo. Nelle Brigate Rosse si apre un dibattito che le vede divise su due posizioni opposte. Da una parte brigatisti come Franceschini e Margherita Cagol, che vorrebbero liberare immediatamente il dottor Sossi. La liberazione dei membri della 22 ottobre, dicono, è un'utopia. Lo Stato non potrà mai accettare e infatti si è opposto. Essere arrivati fino a quel punto per le Brigate Rosse è già un grosso successo politico. Dall'altra parte ci sono brigatisti come Mario Moretti. Per lui bisogna uccidere Sossi, subito. Che fare? Il dottor Sossi viene liberato la notte del 22 maggio 1974. Lo lasciano a Milano, su una panchina, con in tasca un biglietto del treno. Vai Mario, gli dice Franceschini prima di andarsene, metti giudizio. Dal rapimento di Sossi si ha la percezione di un movimento clandestino, armato, che persegue obiettivi che non possono essere ammessi e difesi da chi intende difendere le condizioni dei lavoratori e degli operai. E ovviamente in quegli anni che legano il 74 al 78, cioè all'omicidio, al primo rapimento e poi all'omicidio dell'onorevole Moro, si consuma definitivamente questa coscienza. E anche tutti quegli interrogativi, chi sono, da dove vengono, chi ha interesse ad armarli o a sostenerli e perché lo fanno, prendono definitivamente il posto nell'ombra e rimane aperta la coscienza di una irriducibilità tra quell'azione, gli interessi del sindacato e gli interessi della classe operaia. È il 1974. Lancia Beta e Citroen DS, gli squaloni, come li chiama qualcuno, corrono sulle strade d'Italia, ma non la domenica. La domenica non si circola perché c'è l'austerity. L'inflazione è arrivata al 13%. La benzina costa 300 lire al litro, il pane costa 450 lire al chilo e per una tazzina di caffè al bar ci vogliono 120 lire. La moda impone camicie dai lunghi colletti aperti sul petto e maglie girocollo, aderenti e unisex. Vanno i jeans. Chi mi ama mi segua, c'è scritto su una pubblicità che fa scandalo. La Lazio di Giorgio Chinaglia ha vinto il primo scudetto. A Sanremo ha vinto Iva Zanicchi con Ciao come stai e in testa alle pareci sono E tu di Claudio Baglioni, Bella senza anima di Riccardo Cocciante, Anima mia dei Cugini di Campagna e Piccola e fragile di Drupi.
In televisione c'è la fantascienza dei telefilm di spazio 1999. È l'ultimo anno di Canzonissima condotto da Raffaella Carrà, Cocchi e Renato e Topo Gigio. Al cinema c'è Il giustiziere della notte con Charles Bronson e Il padrino parte seconda. Federico Fellini vince l'Oscar per il miglior film straniero con Amar Khan. Non c'è solo questo. Ci sono cortei in cui si grida 100 fiori sono sbocciati, sono 100 gruppi armati. E anche Beta 36, fascista dove sei? E la Beta numero 36 è la chiave inglese con cui è stato ucciso Sergio Ramelli, un militante di destra. Negli scontri di piazza ci sono morti a destra e a sinistra. Pagherete caro, pagherete tutto! C'è Claudio Varalli, del movimento studentesco, ucciso da un estremista di Avanguardia Nazionale. C'è Mikis Mantakas, del movimento sociale, ucciso da estremisti di sinistra. E c'è Giannino Zibecchi, antifascista, travolto da una camionetta dei carabinieri. E ci sono le stragi, come quella del treno Italicus tra Bologna e San Benedetto Val di Sambro, 12 morti e 105 feriti. E quella di Piazza della Loggia, Brescia, 8 morti e 103 feriti. L'11 settembre del 1973, invece, in Cile, il governo socialista e democratico del presidente Salvatore Allende è stato rovesciato da una giunta militare guidata dal generale Augusto Pinochet. Un colpo di Stato rapido e sanguinoso, che da quel momento fa entrare nel vocabolario comune la parola golpe. Nel 1974 si inizia a intravedere la possibilità dello sblocco del sistema politico. Ci sono fenomeni, episodi sia internazionali sia interni che segnano l'apertura di nuove prospettive, di nuove possibilità. Negli Stati Uniti cambia l'amministrazione dopo lo scandalo Watergate, si liberano alcuni paesi come la Grecia e il Portogallo da antiche e più recenti dittature. Sul piano interno il referendum sul divorzio indica una maggioranza del paese che intende proseguire su una strada del rinnovamento della società italiana. In questa situazione particolarmente rilevante diventa l'elaborazione e la proposta del Partito Comunista, in modo particolare di Enrico Berlinguer, che anche sulla base del drammatico colpo di Stato in Cile ipotizzava la possibilità di compromesso storico, cioè la possibilità che le grandi forze nazionali di massa del paese, no? le masse cattoliche, le masse socialiste e comuniste, potessero contribuire attraverso i loro partiti alla gestione del paese, rinnovando sostanzialmente le forme e i modi del governo. Dov'è Nadia in questo momento? È ancora a Foggia, con i genitori. Ha 15 anni e si è iscritta al liceo classico Vincenzo Lanza. Delle Brigate Rosse probabilmente non sa ancora molto. Di certo non immagina neppure quel treno sul quale salirà quasi 30 anni dopo. E dov'è il sovrintendente Petri in questo momento? È nella polizia, come ha sempre pensato, come suo padre. Ha fatto tutto il corso per allievi agenti alla scuola di polizia di Trieste, ha preso i gradi ed è stato assegnato al reparto Celere di Milano, in servizio di ordine pubblico, come quasi tutti. Poi l'hanno spostato, l'hanno assegnato alla questura di Roma. Agente semplice Petri Emanuele, in servizio presso l'autocentro. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, invece, è un carabiniere e nel 1974 è già al comando della prima brigata carabinieri di Torino. Ha 53 anni e fino a quel momento era stato in Sicilia, a Corleone, come tenente, a combattere contro il bandito Giuliano. Poi a Palermo, come colonnello, a comandare la legione dei carabinieri che indaga, tra l'altro, sulla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro. È un carabiniere esperto, il generale Dalla Chiesa, efficiente e riservato, e anche duro. Nel maggio del 74, proprio durante il sequestro Sossi,
Nel carcere di Alessandria c'è una rivolta e alcuni detenuti prendono molti ostaggi. Il generale coordina l'assalto al carcere. 7 morti e 14 feriti. Intanto bisogna dire che Dalla Chiesa era un capo. Un capo esigente, durissimo nella sua azione di comando, di direzione, ma diciamo che era anche un uomo anche dolce, anche con delle qualità umane eccezionali. Molto esigente, soprattutto dopo l'intervento, che come se venisse preso da una furia operativa incrollabile, per cui i problemi per noi nascevano dopo l'intervento, in cui si abbandonava a richieste di tutti i tipi e con una intensità e con una velocità, pretendeva riscontri con una velocità talmente forte che veramente talvolta ci metteva in difficoltà. Ricordo una volta a Torino, emblematico, che a fronte di una nostra difficoltà di accertamento, improvvisamente prese un maresciallo e uscì lui stesso disarmato, con il maresciallo disarmato, per andare lui stesso a fare un accertamento sul posto. Appena arriva a Torino, il generale Dalla Chiesa organizza un nucleo che ha proprio come scopo principale quello di indagare sulle Brigate Rosse. Comincia una stagione che produce risultati importantissimi, perché questi nuclei utilizzano al massimo i due valori fondamentali che sempre, quando si tratta di crimine organizzato, quale che sia la sua articolazione, terrorismo o mafia, consentono di farcela, consentono di vincere. E sono la centralizzazione dei dati, tutto quello che si sa raccolto in un unico motore di elaborazione di questi dati, di modo tale che non sfugga nessun particolare, nessuna possibile pista o spunto di indagine, e la specializzazione. Uomini che fanno soltanto questo, e che facendo soltanto questo affinano sempre di più le loro conoscenze e quindi penetrano sempre più in profondo per quanto riguarda la conoscenza, per quanto riguarda la percezione dell'effettività, della realtà, della concretezza di questi fenomeni, di queste problematiche. Creare un pool di magistrati e di investigatori specializzati è un'idea che qualche anno più tardi verrà in mente ad un altro magistrato che la porterà in Sicilia nella lotta contro la mafia. Quel magistrato si chiama Antonino Caponnetto. Ma questa è un'altra storia. A Torino, il generale Dalla Chiesa sperimenta il suo metodo investigativo. Primo, analizzare il contesto dentro il quale sono avvenuti i fatti più che singoli episodi. Invece di correre dietro ad ogni singola azione dei brigatisti, metterle tutte assieme, analizzare le relazioni, capire l'ambiente dentro il quale sono avvenute. Secondo, non fermarsi all'arresto di un singolo brigatista, ma cercare di capire l'intera struttura. Terzo, analizzare attentamente i documenti, le rivendicazioni, i volantini delle Brigate Rosse, cercare di capire come pensano i brigatisti. Quarto, non tralasciare niente. I brigatisti hanno bisogno di covi in cui nascondersi, allora bisogna analizzare tutte le case che hanno le caratteristiche giuste, batterle tutte, individuare gli affittuari, gli inquilini, i proprietari. E poi c'è fratello Mitra. Silvano Girotto ha 35 anni e una biografia da romanzo. Figlio di un maresciallo dei carabinieri, è stato nella Legione straniera. Si è fatto frate francescano col nome di Padre Leone. È andato in Sud America a combattere con la guerriglia ed è per questo che lo chiamano fratello Mitra. Beh, cambio casa quasi ogni giorno. Cambio di nome ogni mese praticamente. Mi nasconde la gente. Vivo nel seno di questo popolo che amo. Tornato in Italia, decide di collaborare con i carabinieri, perché, dice lui, ha capito che quelli delle Brigate Rosse sono dei ragazzini, sono soltanto dei borghesi che vogliono giocare alla guerra e che con le loro azioni insensate possono fare più male che bene al movimento operaio. Io non sono contro la lotta armata, sì che si impliciter così, eh? Io sono contro manifestazioni di questo tipo fuori dal momento in cui sono necessari. E quindi il momento scatenante è qui, non c'è stato nessun cambiamento di linea politica da parte mia. Ancora oggi, se io tornassi in Latino America, riprenderei il Mitra, perché so che purtroppo laggiù non c'è altra via.
Ma è disperante vedere che anche nel mio paese si vuol correre verso situazioni di quel genere, quando sono ancora evitabili. Silvano Girotto si infiltra nelle Brigate Rosse. Incontra per la prima volta Curcio e Franceschini il 28 luglio 1974 alla stazione di Pinerolo. Loro non si fidano molto di quello strano personaggio, però lo incontrano ancora altre due volte. Intanto fratello Mitra si segna nomi, date e luoghi. Il prossimo incontro è per l'8 settembre. Ci dovranno essere Curcio, Franceschini e Mario Moretti. Due giorni prima dell'incontro però arriva una telefonata a Moretti. Vogliono arrestarli tutti. Moretti non va all'incontro, però non riesce ad avvertire Curcio e Franceschini. Renato Curcio viene chiuso nel carcere di Casale Monferrato. Non è un carcere di massima sicurezza. Ci sono solo tre cancelli per arrivare alle celle e non ci sono neanche tante guardie. Sono le 4 del pomeriggio del 18 febbraio 1975. Una donna bionda suona al portone del carcere. Dice di avere un pacco per un detenuto e le guardie le aprono. Ma quando è dentro, la donna tira fuori un mitra. È Margherita Cagol che fa entrare altri quattro brigatisti che vanno su fino alle celle, si prendono Curcio e se lo portano via. Si erano messi d'accordo da tempo, con lettere scritte con inchiostro simpatico e anche un telegramma. Il pacco è arrivato. Tutto da rifare, dirà l'allora sostituto procuratore Giancarlo Caselli, alla notizia della fuga di Curcio. Curcio in libertà collabora alla stesura della prima risoluzione strategica delle Brigate Rosse, una specie di piano di battaglia. Secondo le Brigate Rosse, il nemico da combattere sarebbe lo Stato imperialista delle multinazionali, il SIM, di cui lo Stato italiano, basato sul potere della DC e sulla complicità del Partito Comunista e dei sindacati, sarebbe soltanto un'emanazione locale. Per combatterlo bisogna radicalizzare l'organizzazione della lotta armata. Che il Partito Comunista restò nella legalità, non ricorse a forme insurrezionaliste nel 1947 quando uscì dal governo e fu criticato. Per questo, nel 1948, dopo l'attentato a Togliatti, ci fu uno sciopero molto duro, con morti e ci furono, furono conati insurrezionalisti che i comunisti stessi frenarono, e lo frenò Togliatti stesso che, ferito a morte, disse sulla lettiga: attenzione, calma, e lo sviluppo della battaglia democratica su questo terreno fu netta, chiara e ininterrotta. È chiaro che le Brigate Rosse consideravano questa linea una linea di cedimento a quello che chiamavano loro il SIM, il sistema imperialista mondiale, e allo Stato borghese, e che questa strada intrapresa dal Partito Comunista rifiutava quella che era stata considerata la scelta, diciamo così, dei comunisti nel 21, che doveva essere una scelta insurrezionalista. Infatti nel 21 il Partito Comunista nacque con la parola d'ordine: faremo come la Russia.
Ma Togliatti nel 1944, quando tornò in Italia, il primo discorso che fece a Napoli disse: non faremo come la Russia. Quindi la situazione è cambiata. Le Brigate Rosse se ne sono accorte tardi. La fuga di Curcio è indubbiamente una vittoria, ma l'euforia delle Brigate Rosse dura poco. 5 giugno 1975, di mattina. C'è una cascina in località Spiotta d'Arzello, sulle colline del Monferrato. È una costruzione in pietra grezza che si affaccia su un piazzale con un pozzo e un forno per cuocere il pane. È un bel posto, isolato, tranquillo. È lì che attorno alle 11.30 arrivano i carabinieri del generale Dalla Chiesa. Il giorno prima c'era stato un sequestro. Avevano rapito l'industriale Vallarino Gancia. Il generale Dalla Chiesa è convinto che siano state le Brigate Rosse e che la prigione si trovi da quelle parti. Il tenente Umberto Rocca ha già fatto 4 perquisizioni e quella cascina in località Spiotta è la quinta. In quel momento sentii la voce del mio maresciallo che mi gridava: attento, attento. Ebbi il tempo di voltarmi e vidi una cosa rossa, che era una bomba a mano, che volava verso di me. Istintivamente alzai il braccio sinistro. Questa bomba mi colpì in pieno il gomito sinistro e mi amputò il braccio. Fu la mia fortuna perché il calore della bomba chiuse i vasi sanguigni, per cui non morì disanguato. Non caddi per terra, sparai con l'M1 in direzione della finestra. Si concluse il tutto con un mio puntato che rimase ferito gravemente e morì 6 giorni dopo l'ospedale. E sul campo, diciamo, rimase una donna. La donna che è rimasta uccisa nel conflitto a fuoco è Margherita Cagol, la compagna Mara. Renato Curcio viene arrestato poco tempo dopo, il 18 gennaio 1976, a Milano, dopo una sparatoria che dura almeno 20 minuti. Nei giorni seguenti finiscono dentro altri brigatisti, tanti, quasi tutto il nucleo storico. Ne restano in libertà soltanto una quindicina, sparsi tra Torino, Genova e Milano. Di questi, il più autorevole è Mario Moretti, sempre sfuggito all'arresto. Sembra tutto finito, tanto che proprio mentre si sta istruendo il primo processo alle Brigate Rosse, viene deciso di ristrutturare, in pratica smantellare, i nuclei antiterrorismo della polizia del Questore Santillo e dei carabinieri di Dalla Chiesa. E anche questo, riorganizzare completamente un apparato che funziona e che potrebbe funzionare ancora, sembra una strana costante della nostra storia e non soltanto della lotta alle Brigate Rosse. E ricordo che un giorno il generale Dalla Chiesa venne da me, combinazione proprio da me, e mi disse: giudice, stanno per ristrutturare il nucleo e voi pensate che abbiamo lavorato bene? Io non sapevo neanche se stesse parlando proprio sul serio, perché era una domanda assolutamente retorica. Avevano lavorato non soltanto bene, avevano lavorato benissimo, e la mia risposta è stata questa. Dice: allora, siccome ci vogliono ristrutturare non mi sembra una cosa giusta, se lo ritenete opportuno fate qualcosa. Aveva ragione ovviamente il generale Dalla Chiesa. Pensare a una ristrutturazione di una struttura così importante e vincente non era molto comprensibile, ma fu la nostra conclusione: noi facciamo i magistrati, queste sono decisioni che appartengono alla competenza dell'esecutivo, non ci possiamo entrare. Le Brigate Rosse sembrano battute e di nuovo le Brigate Rosse si riorganizzano. Dei membri del gruppo storico rimasti in libertà, Mario Moretti è sicuramente l'esponente dell'ala più dura e militarista, quella più intransigente e ostinata, convinta della lotta all'ultimo sangue contro lo Stato. Qualcosa a cui sacrificare tutto, le amicizie, gli affetti, la stessa vita. Quando lavorava a Milano alla SIT Siemens, Mario Moretti aveva messo su famiglia con una moglie e un figlio. Li lascia per dedicarsi completamente alla lotta armata. È lui il capo delle Brigate Rosse? Che non esiste il capo delle Brigate Rosse, non è mai esistito, non sono io, comunque non sono io questo capo, non esiste il capo delle Brigate Rosse. Era uno dei dirigenti che ovviamente una struttura centralizzata, strutture diversificate, ma non ha rapporti gerarchici al suo interno. Le Brigate Rosse si riorganizzano e alzano il tiro, cominciano ad uccidere. Era già successo prima, quasi per errore, ma non per questo in maniera meno drammatica e feroce. Il 17 giugno 1974, a Padova,
i brigatisti della colonna veneta entrano nella sede provinciale dell'MSI per rubare dei documenti. Dovrebbe essere vuota, e invece dentro ci sono due attivisti, Giuseppe Mazzola e Graziano Giraluci. I brigatisti li uccidono tutti e due. Con Francesco Coco, invece, il procuratore generale della Repubblica di Genova, che si era opposto alla liberazione dei membri della 22 ottobre durante il sequestro Sossi, con lui è diverso. Quando esce dall'ufficio per andare a mangiare, quell'8 giugno del 1976, il procuratore generale Coco non immagina che tra pochi minuti diventerà un eroe. Non lo immaginano neppure gli uomini della sua scorta. Il brigadiere della polizia Giovanni Saponara lo sta accompagnando al portone, su per una stradina stretta nella parte vecchia di Genova, quando tre uomini armati di pistole e di una mitraglietta Scorpion gli sparano alle spalle, ammazzando sia lui che il procuratore. Intanto, altri due brigatisti si sono avvicinati all'auto da cui il procuratore è appena sceso e inchiodano al sedile il suo autista, l'appuntato dei carabinieri Antioco Deianna. Non era mai successo. Non era ancora successo che le Brigate Rosse colpissero in quel modo, con quella ferocia e quella precisione. È iniziata la campagna delle Brigate Rosse contro uno dei poteri dello Stato, la magistratura. Perché nel frattempo è successo qualcosa. È iniziato il processo alle Brigate Rosse. Il 17 maggio 1976 si è aperto a Torino il processo alla banda armata denominata Brigate Rosse. Gli imputati di vari reati sono una cinquantina. Fisicamente, nella gabbia degli imputati del Tribunale di Torino ce ne sono una trentina, tra cui Alberto Franceschini, Renato Curcio e Tonino Paroli. E la prima volta che si cerca di cominciarlo, questo processo, è nel 76. Un paio di udienze. E le Brigate Rosse a Genova uccidono il procuratore generale Coco e gli uomini della sua scorta, Saponara e Deianna. È un omicidio che non può non essere immediatamente ricollegato al processo di Torino. La ricaduta sul processo di Torino, che sta processando gli autori del sequestro Sossi, è immediata. Di fatto il processo di Torino si blocca. Di fronte al processo che si sta celebrando, la strategia delle Brigate Rosse è molto semplice: impedire che si faccia. I brigatisti lo dicono chiaramente, si dichiarano prigionieri politici, rifiutano di difendersi di fronte allo Stato borghese e imperialista, perché la rivoluzione non si processa. Se un imputato rifiuta di nominare un difensore di fiducia, lo Stato gliene assegna uno d'ufficio. E allora i brigatisti minacciano gli avvocati, dicono che li considereranno collaborazionisti. E vale anche per i cittadini estratti a sorte per la giuria popolare, con tutto quello che ciò comporta di fronte al movimento rivoluzionario. Sono parole contorte, espresse nel complicato gergo politico delle Brigate Rosse. Ma dopo la morte del procuratore generale Francesco Coco hanno un significato ben preciso. Significano morte. Di fatto il processo si ferma per un anno e si prova a riprenderlo nel 77, un anno dopo. Questa volta però non si riesce a fare neanche un'udienza, perché le Brigate Rosse avevano sempre sostenuto in aula, nei loro volantini, nelle loro risoluzioni strategiche, che la rivoluzione non si processa, la lotta armata non si può condannare, e avevano minacciato di rappresaglia a tutti coloro che avessero in qualche modo contribuito invece alla celebrazione di questo processo, che non volevano, assolutamente non volevano. C'è un uomo che si chiama Fulvio Croce. Ha 76 anni e da più di 50 fa l'avvocato presso il Foro di Torino. È presidente dell'Ordine degli Avvocati della città e tocca anche a lui risolvere quella situazione di stallo. Lo fa nominando 10 difensori d'ufficio e mettendosi anche lui nella lista. È un uomo tranquillo l'avvocato Croce, un piemontese metodico che tutti i giorni lascia lo studio in città per tornare a pranzare nella sua villetta in collina, con la moglie e il cane.
Chissà se lo immagina che sta per diventare un eroe. Forse sì, forse non vorrebbe, ma proprio perché è un piemontese metodico e tranquillo che da tanti anni serve la giustizia, non può fare diversamente. Il pomeriggio del 28 aprile 1977, l'avvocato Croce è appena tornato dal solito pranzo in famiglia. Ha parcheggiato l'auto nel cortile del palazzo dove ha lo studio. Quando si sente chiamare da un uomo, l'avvocato si volta e quello gli spara due colpi di pistola. Poi altre due in testa e tre al petto. Nessuno può fare niente, perché ci sono altre due persone, un uomo e una donna, che tengono sotto tiro il cortile. Due giorni dopo, quattro giurati popolari su otto presentano un certificato medico per sindrome depressiva e lasciano l'incarico. In un'intervista viene chiesto al poeta Eugenio Montale se una volta estratto a sorte avrebbe accettato di far parte di una giuria popolare. Credo di no, dice Montale. Sono un uomo come tutti gli altri. Non si può chiedere a nessuno di fare l'eroe. Le Brigate Rosse fanno paura. Succede un fatto per Torino sconvolgente. Torino è una città con forti, fortissime tradizioni di lotta su tutti i versanti. Contro il fascismo, per la democrazia, per le libertà sindacali, per i diritti in generale. Questa Torino sembra che non ci sia più, perché non si trovano sei cittadini, sei, non 60, non 600, sei cittadini disposti a fare giudici popolari. Sul tavolo del presidente della Corte d'Assise Guido Barbaro si accumulano i certificati medici di coloro che vengono estratti a sorte e dovrebbero fare i giudici popolari, tutti mandano un certificato medico e su ogni certificato c'è scritto sindrome depressiva. La traduzione in termini clinici della paura. In quel momento i terroristi hanno vinto. Il processo viene rinviato per quasi due anni e tutte le volte che si fa un passo avanti succede qualcosa. Il processo sta per riaprirsi, l'inizio è previsto per marzo. Il 14 febbraio 1978 a Roma viene ucciso il consigliere di Cassazione Riccardo Palma. 9 marzo 1978, il processo riparte. Il giorno dopo, a Torino, il maresciallo di pubblica sicurezza Rosario Berardi sta aspettando il tram per andare a lavorare quando tre uomini e una donna gli sparano tre colpi nella schiena. Quando è a terra, gli sparano altri quattro colpi in faccia. L'11 aprile 1978, sempre a Torino, viene ucciso Lorenzo Cutugno, agente di custodia presso il carcere Le Nuove. Il 20 dello stesso mese, a Milano, viene ucciso Francesco Di Cataldo, maresciallo degli agenti di custodia del carcere di San Vittore. Il 21 giugno 1978, la giuria entra in camera di consiglio. Quel giorno, il commissario Antonio Esposito dell'antiterrorismo di Genova scende dall'autobus e si trova davanti due uomini che gli sparano addosso 12 colpi di pistola. Nessuno di loro, probabilmente, pensava che sarebbe diventato un eroe, anche se forse lo avevano messo nel conto quando si erano arruolati. Sembra che i terroristi abbiano vinto, ma non è così. Piano piano la città e i sindacati si mobilitano. Ci sono assemblee in cui la gente si riunisce per parlare. All'inizio sono quasi vuote, ma poi la gente arriva e alla fine sono sempre piene. Il processo, nonostante tutto, va avanti e arriva in fondo. E sul processo di Torino le Brigate Rosse concentrano un volume di fuoco spaventoso. Eppure questa volta il processo finisce. E finisce per giudizio assolutamente unanime
nel rispetto più assoluto non soltanto delle regole, ma anche della identità politica dei detenuti. Il processo si conclude, questa volta la giuria popolare si forma, grazie anche al coraggio di tanti cittadini, ricordo tra gli altri, ma perché è più nota, ma oltre ai cittadini comuni che ebbero lo stesso identico coraggio, Adelaide Aglietta. Adelaide Aglietta, segretaria del Partito Radicale, riceve la chiamata a sorteggio per far parte della giuria. Accetta, dando anche un forte segnale politico in quanto segretaria di partito, e si presenta in aula. Non ho quindi avuto esitazioni nel comprendere quello che dovevo fare. Come tutti, come donna, come madre, ho avuto e potrò avere momenti di dubbio e di paura. Penso che il coraggio consista nel superare la paura, non nel provarla. Contemporaneamente, le Brigate Rosse lanciano una campagna contro i giornalisti, con lo scopo di disarticolare la funzione controrivoluzionaria svolta dai grandi media. Lanciare una campagna, disarticolare, nel gergo dei brigatisti significa sparare. C'è un termine che si usa in quegli anni, gambizzare. Significa sparare alle gambe. Sembra poco, sembra meno rispetto allo sparare in testa o al cuore per uccidere, ma non è vero, non è poco. Un proiettile in una gamba fa male, rompe le ginocchia, frantuma le ossa, rende storpi e invalidi per tutta la vita. Il 1 giugno 1977, a Genova, le Brigate Rosse sparano alle gambe a Vittorio Bruno, vice direttore del Secolo XIX. Il giorno dopo, il 2 giugno, gambizzano Indro Montanelli, fondatore e direttore del giornale. Il giorno dopo ancora, a Roma, è la volta di Emilio Rossi, direttore del TG1. Poi alzano il tiro. Io stavo lavorando, io a quell'epoca ero un redattore della casa editrice Einaudi, ero nell'intervallo del pranzo, ero in un ufficio però, ero tornato in ufficio dopo aver mangiato e ho avuto la telefonata di un parente che mi ha detto di andare alle Molinette perché mio padre era stato colpito. E sono andato immediatamente, allora usavo la bicicletta, anche adesso veramente. E sono arrivato, quindi direi sì, un'ora dopo fosse l'attentato. Mio padre stava ritornando a casa per il pranzo, quindi è stato colpito intorno all'una e mezza, io verso le due e mezza, sì. Sono arrivato alle Molinette, insomma mio padre era già nella stanza di rianimazione. Carlo Casalegno ha 61 anni ed è vice direttore della Stampa di Torino. Tiene una rubrica sul giornale che si chiama Il Nostro Stato e che si occupa di argomenti politici. E ha parlato spesso anche delle Brigate Rosse. Per questo il direttore Arrigo Levi lo va a prendere con la sua scorta per portarlo in ufficio. L'ultimo articolo della sua rubrica si intitola Terrorismo, chiusura dei covi. Quel 16 novembre, però, esce prima ed esce da solo. Ha da fare, ha bisogno della sua macchina e non può approfittare della scorta del direttore. Devono averlo seguito, perché quando arriva a casa, trova i brigatisti ad aspettarlo nell'androne, davanti all'ascensore. Gli sparano 4 colpi in faccia. Carlo Casalegno resta 13 giorni a lottare tra la vita e la morte. Poi, il 29 novembre, muore. Per quanto riguarda il rischio, non solo lui stesso, ma tutte le persone dotate di un briciolo di intelligenza sapevano che era, sono perfettamente convinto che fosse il giornalista più esposto d'Italia, ma certamente uno dei più esposti. Di questo lui era perfettamente consapevole e ne eravamo tutti consapevoli. Per quanto riguarda il suo atteggiamento personale, era pacifico che una persona non si tira indietro dal proprio lavoro perché rischia. Questo gli è stato anche proposto di passare per un po' a fare dei commenti non strettamente politici. Lui ha semplicemente alzato le spalle. Il coraggio personale è una cosa che, se Don Abbondio diceva uno non se lo può dare, per lui non c'era bisogno di darselo perché ce l'aveva.
È il 1977, la benzina costa 500 lire al litro, l'inflazione è salita al 18%, non ci sono più spiccioli e girano centinaia di mini assegni da 150 lire. In testa alle classifiche ci sono Ti amo di Umberto Tozzi, Alla fiera dell'Est di Angelo Branduardi, I feel love di Donna Summer e Il triangolo di Renato Zero. Eppure voi ragazze piangerete. In TV danno Mistero buffo di Dario Fo, Ligabue con Flavio Bucci, Disco Ring a Domenica Inn, Gesù di Nazareth e Portobello con Enzo Tortora. Al cinema ci sono Io e Annie di Woody Allen, Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg e La febbre del sabato sera. Le sigle dei gruppi armati operanti in Italia sono salite a 91. Si sono aggiunti il Collettivo Politico per il Potere Operaio, le Brigate Comuniste, i Proletari Armati per il Comunismo e Prima Linea. Il movimento del 77, che di nuovo come quello del 68 dalle università scende nelle piazze di Milano, di Roma, di Bologna e di molte altre città, è un movimento di contestazione, di forte contestazione. Una contestazione spesso violenta. Quando il leader della CGIL, Luciano Lama, cerca di tenere un comizio durante l'occupazione dell'università di Roma, il servizio d'ordine del sindacato viene travolto e Lama è costretto ad andarsene. Che cosa intendete fare voi per rientrare all'università, per stabilire un contatto con queste forme di lotta? Ma noi ci siamo all'università, siamo nettamente la forza maggioritaria anche dentro l'università. Sono mesi di scontri e tensioni e ai cortei, da una parte e dall'altra, si spara. A Bologna muore Francesco Lorusso, di Lotta Continua, ucciso da un carabiniere. A Roma muore l'agente di polizia Settimio Passamonti. Il 12 maggio muore a Roma la militante radicale Giorgiana Masi, uccisa da un proiettile vagante in una manifestazione in cui sparano anche alcuni poliziotti in borghese. Il 14 maggio viene ucciso a Milano il sottufficiale di polizia Antonino Custrano. Molte frange del movimento del 77 diventano serbatoi di militanti per i gruppi della lotta armata. Ma il movimento non è soltanto questo. È anche un movimento in gran parte pacifista, caratterizzato da grande creatività e ironia, come quella degli indiani metropolitani, o delle radio libere, come Radio Alice a Bologna o Radio Auto a Cinisi, in Sicilia, la radio di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia. Dov'è il sovrintendente Petri nel 77? Non è nelle piazze calde, a fronteggiare cortei in cui si grida «Attento poliziotto, è arrivata la compagna P38». È a Firenze, in servizio presso la questura. Si è anche sposato da un anno. E Nadia? Sempre a Foggia, sempre al liceo classico Vincenzo Lanza, in seconda D. Classi separate, i maschi da una parte, le femmine dall'altra. È una bella ragazza, molto socievole, molto allegra, molto attenta a quello che succede. È femminista, contesta la famiglia, si occupa di politica come tanti. Ha un fidanzato che frequenta un collettivo marxista-leninista a Foggia, nella parte vecchia della città, e comincia a frequentarlo anche lei. Delle Brigate Rosse sicuramente ha già sentito parlare. Le Brigate Rosse alzano il tiro. Vogliono portare l'attacco al cuore dello Stato e per farlo devono andare lì dove si trova, a Roma. A Roma, Mario Moretti c'era già venuto nel 1975 assieme ad altri brigatisti. Avevano preso in affitto un appartamento in via Gradoli numero 96, via Gradoli, ricordiamocelo perché sarà importante. Da lì avevano contattato militanti di altri gruppi che già praticavano la lotta armata, come le formazioni armate per il comunismo. Per un po' non succede niente. Poi i gruppi si sciolgono, alcuni dei militanti confluiscono nelle Brigate Rosse e nasce la Colonna Romana. Cominciano con una serie di piccoli attentati, come l'incendio dell'auto di un consigliere DC di Centocelle. Poi feriscono con 7 colpi di pistola l'ispettore generale del Ministero di Grazia e Giustizia, Vittorio Traversi. Intanto la Colonna Romana si rafforza e quando ritiene di essere pronta, le Brigate Rosse decidono di lanciare la campagna di primavera. In ballo, infatti, c'è qualcosa di molto grosso. C'è l'operazione Fritz. A Roma c'è un uomo che gira per ferramenta e negozi specializzati in insonorizzazioni, facendosi fare preventivi per sbarre, inferriate e pannelli antirumore.
Niente di strano, è un ingegnere, l'ingegnere Altobelli, e sta mettendo su casa in via Montalcini numero 8, interno 1. Una palazzina dalle parti di via della Magliana, non vicina a bar, istituti, magazzini, luoghi pubblici in genere, priva di portineria e situata in una strada aperta che possa essere facilmente controllata, come indicano accuratamente le norme di sicurezza e stile di lavoro delle Brigate Rosse. Perché l'ingegnere Altobelli non è un vero ingegnere e non si chiama neanche Altobelli, ma Gulliver, e neanche Gulliver, che è il nome di battaglia. Il suo vero nome è Germano Maccari e fa parte della colonna romana delle Brigate Rosse. Germano Maccari, Gulliver, ha il compito di costruire una prigione del popolo in quell'interno 1 del numero 8 di via Montalcini. Una stanza segreta dietro una parete di cartongesso coperta da una libreria, con dentro una brandina, un tavolino e un gabinetto chimico di quelli da campeggio. Deve nascondere una persona molto importante. Scelgono Moro perché Moro, appunto, nella loro visione utopistica e fasulla del mondo, rappresenta quello che unisce il partito della rivoluzione al partito della conservazione. Quindi il più pericoloso, perché se il partito, i due partiti di governo si mettono d'accordo, il sogno della rivoluzione scompare completamente. La mattina del 16 marzo 1978 la signora Ileana Leonardi si sveglia presto. A svegliarla è stato il marito, Oreste Leonardi, che si è alzato per andare a lavorare. Le ha fatto il caffè, come tutte le mattine, e glielo ha portato, perché la signora Ileana si alza più tardi e può rimanere a letto un altro po'. Lo sente che si muove nella stanza, che apre l'armadio, e allora gli chiede cosa stia facendo. Sta cercando dei proiettili per la sua pistola. Niente di strano. Suo marito è un maresciallo dei carabinieri e da tempo fa la scorta ad un importante uomo politico, il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. Portare la pistola, per lui, è un dovere. La mattina trascorre tranquilla come al solito. La signora Ileana sbriga le faccende. Suona anche il telefono, è il marito. È davanti all'abitazione del presidente Moro, in via Trionfale 79. Le dice che ha dimenticato qualcosa, ma è costretto a interrompere subito. Ileana, le dice, ti devo lasciare, sta scendendo il presidente. La signora Ileana non lo sa che quella è l'ultima volta che sente la voce di suo marito. Lei non lo sa e probabilmente neppure lo vorrebbe, che sta per diventare la vedova di un eroe. Ripetiamo, incredibile episodio avvenuto davanti all'abitazione del parlamentare nella zona della Camilluccia. Lo chiamano Judo, il maresciallo Leonardi, perché è un esperto di arti marziali. Ha 52 anni e da 15 fa la scorta al presidente Moro, ma quella mattina non riesce a fare niente. Così come non riesce a fare niente la puntata dei carabinieri Domenico Ricci, che siede al volante della 130 non blindata assegnata al presidente e che da 20 anni è il suo autista di fiducia. Neanche gli altri uomini della scorta riescono a far niente. L'agente di polizia Giulio Rivera e il brigadiere Francesco Zizzi, che al suo primo giorno di lavoro nella scorta del presidente, vengono inchiodati nell'alfetta che segue la 130 di Moro. L'agente Raffaele Iozzino fa appena in tempo ad uscire a sparare due colpi prima di essere ucciso. Ecco la macchina con i corpi degli agenti che facevano parte della scorta dell'onorevole Moro.
coperti da un telo. Sono due uomini sulla 130, un altro corpo è sulla macchina che seguiva. I carabinieri stanno facendo i rilievi. Sono quattro morti, mi dice un, più un ferito. Più un ferito, mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. E sembra, mi dice ancora questo collega, che ringrazio, sembra che sia stato anche ferito. L'azione è durata soltanto 3 minuti, dalle 9.02 alle 9.05. Sono stati sparati 92 colpi che hanno ammazzato 5 persone. Il presidente Moro invece è illeso. È stato trascinato fuori dalla sua auto, portato lontano, infilato in una cassa, bendato. Quando gli tolgono la benda, si trova di fronte un uomo col volto coperto dal passamontagna. «Presidente», gli dice l'uomo, «ha capito chi siamo?» «Ho capito», risponde Moro. Tutti sanno che Aldo Moro rappresenta un bene prezioso per il nostro partito. L'auspicio è che possa essere messa in atto ogni azione capace di far fallire lo scopo di questa criminosa e criminale attività. Non siamo di fronte alla lotta di una parte pur piccola di un popolo contro un'altra parte. Non è così. Siamo di fronte a un pugno di professionisti del terrorismo che si accanisce contro le istituzioni e le libertà nostre. Siamo di fronte a un piccolo gruppo di assassini che attenta alle istituzioni della democrazia italiana. Subito dopo il voto il Parlamento non si conceda vacanze, ma sia immediatamente chiamato ad approvare una legge eccezionale contro il terrorismo. Che la legge eccezionale contro il terrorismo comporti il ripristino della pena di morte per i delitti particolarmente efferati e l'applicazione del codice penale militare nelle zone e nei momenti di emergenza. Dov'è il presidente Moro? Lo cercano tutti, dappertutto. Ogni giorno ci sono in attività quasi 2.000 uomini tra carabinieri, polizia, esercito e guardia di finanza. Solo a Roma ci sono 32 posti di blocco. Dov'è Moro? Il presidente è in via Montalcini numero 8, interno 1, nella stanzetta nascosta dietro la libreria. Ci è arrivato 25 minuti dopo l'agguato e ci resterà 55 giorni, sorvegliato da Prospero Gallinari, Germano Maccari e Anna Laura Braghetti. Mario Moretti lo interroga quasi quotidianamente, registra le sue dichiarazioni su un magnetofono Philips, poi, visto che è troppo lungo sbobinarle, lascia che sia il presidente Moro a scriverle direttamente. Dai covi delle Brigate Rosse, sparsi in tutta Italia, escono i comunicati delle BR, dal numero 1, che contiene anche la foto del presidente Moro, al numero 9. Dal covo di via Montalcini, invece, escono le lettere che il presidente Moro scrive alla famiglia, alla moglie Eleonora, al segretario della DC Benigno Zaccagnini, al ministro degli interni Francesco Cossiga, a Flaminio Piccoli, a Bettino Craxi, a Giulio Andreotti,
al Presidente della Repubblica Giovanni Leone, a Papa Paolo VI. Sono lettere disperate e commoventi, soprattutto quelle in cui si rivolge a Luca, il nipote di pochi anni. Ma ci sono anche delle lettere molto critiche nei confronti di alcuni destinatari, dello Stato e della Democrazia Cristiana. Di nuovo, infatti, lo Stato si è diviso tra chi vuole trattare e chi no. Tra il fronte della fermezza, formato dalla quasi totalità della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista, e il partito della trattativa, formato soprattutto dal Partito Socialista di Craxi, dalla sinistra extraparlamentare e da alcune personalità laiche e cattoliche. Il PC, dicevo, aveva tutto l'interesse politico di dimostrare con i fatti che era un partito delle istituzioni, un partito che stava con lo Stato democratico, un partito che non aveva nessuna incertezza su questa scelta, è un partito che non aveva nessuna incertezza nel contrapporsi al terrorismo. C'erano anche altri motivi, motivo diciamo dovuto questa scelta anche al fatto che nel gruppo dirigente del Partito Comunista c'erano ancora uomini che avevano fatto tanti anni di carcere, che avevano fatto la resistenza, penso a Giancarlo Pajetta, a Giorgio Amendola, Arturo Colombi e altri, i quali non accettavano il principio della trattativa come una concessione da chiedere al nemico. Succedono anche cose strane durante il sequestro del presidente Moro. C'è un gruppo di professori universitari vicini alla Democrazia Cristiana che fa una seduta spiritica, durante la quale lo spirito di Don Sturzo rivelerebbe il luogo in cui è nascosto il presidente Moro. Gradoli. Qualunque cosa sia, la notizia viene presa sul serio e il luogo viene individuato nel paesino di Gradoli, vicino al lago di Bolsena. Ma laggiù non c'è niente. Siamo sicuri che a Roma non ci sia una via Gradoli in cui sia più probabile che possa esserci qualche cosa? E la risposta è stata, adesso non ricordo di chi, che sulle pagine gialle questo nome non risultava. E andate via queste persone, io sono andata a prendere il mio elenco telefonico e ho visto che questo nome c'era. In effetti una via Gradoli a Roma esiste e c'è davvero un covo delle BR, un covo molto importante. Via Gradoli 96 è l'appartamento in cui sta Mario Moretti. Le forze dell'ordine c'erano arrivate molto vicino e già il 18 marzo, 2 giorni dopo il sequestro di Moro, stavano perquisendo la palazzina, avvisate da un'inquilina che aveva sentito qualcosa di strano. Suonano anche alla porta dell'interno 11, proprio quello di Moretti. Ma non risponde nessuno e se ne vanno. Il covo lo scopriranno il 18 aprile, quando Moro è ancora prigioniero. Qualcuno ha lasciato la doccia aperta, un rubinetto a telefono tenuto da una scopa col getto rivolto contro il muro. E la signora del piano di sotto ha notato l'acqua sul soffitto e ha chiamato i vigili del fuoco. È strano, sicuramente. E c'è anche un falso comunicato delle Brigate Rosse. Proprio quel 18 aprile viene ritrovato il comunicato numero 7 che annuncia che Moro è stato ucciso e gettato nelle acque del lago della Duchessa, ma non torna. Intanto il lago è ghiacciato e anche il comunicato è strano. È stato scritto con una testina rotante IBM, con alcuni caratteri leggermente limati, come quella che usano le Brigate Rosse. Ma è un falso. A farlo è stato un pregiudicato legato alla banda della Magliana, Antonio Chicchiarelli, che poi verrà ucciso da un killer nel 1984. Banda della Magliana, Tony Chicchiarelli, ma questa è un'altra storia. Moro è nelle mani delle Brigate Rosse. Lo Stato ha scelto la linea della fermezza.
Intanto ci sono gli appelli del segretario delle Nazioni Unite Kurt Waldheim, del leader dell'OLP Yasser Arafat, del Papa. Di Aldo Moro, ahimè, nessuna altra notizia. Abbiamo trepidato ieri alla scadenza dell'ora fissata dagli uomini autocostituitisi giudici unilaterali e carnefici. E trepidiamo ancora, sempre sperando e pregando che sia risparmiata a Roma, all'Italia, al mondo e specialmente alla famiglia, agli amici, la consumazione del criminale annunciato misfatto. E ci sono le telefonate dei brigatisti che sollecitano interventi da parte della famiglia Moro. Senta, io sono uno di quelli che c'è qualcosa a fare con suo padre. Devo farle un'ultima comunicazione. Sì. Noi facciamo questa telefonata per puro scrupolo, perché suo padre insiste nel dire che siete stati un po' ingannati e probabilmente state ragionando su un equivoco. No, finora avete fatto tutte cose che sono, non servono assolutamente niente. Sì. Noi crediamo che invece ormai i giochi siano fatti e abbiamo già preso una decisione. Nelle prossime ore non potremo far altro che eseguire ciò che abbiamo detto nel comunicato numero 8. Quindi crediamo solo questo, che sia possibile un intervento di Zaccagnini immediato e chiarificatore in questo senso. Se ciò non avviene, rendetevi conto che noi non potremo far altro che questo. Mi ha capito esattamente? Sì, l'ho capita benissimo. Ecco, quindi è possibile solo questo. L'abbiamo fatto semplicemente per scrupolo, nel senso che sa, una condanna a morte non è una cosa sulla quale si possa prendere così leggera, neanche da parte nostra. Noi siamo disposti a sopportare le responsabilità che ci competono, e vorremmo appunto, siccome il padre insiste, crede che appunto non siete intervenuti direttamente perché siete mal consigliati. Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare, che il problema è politico, quindi a questo punto deve intervenire la Democrazia Cristiana. Noi abbiamo insistito moltissimo su questo perché è l'unica maniera per cui si possa arrivare eventualmente a una trattativa. Se questo non avviene nelle prossime ore, non posso discutere, non sono interessato a farlo, devo semplicemente farle questa comunicazione. Solo un intervento diretto, immediato e chiarificatore e preciso di Zaccagnini può modificare la situazione. Noi abbiamo già preso la decisione, nelle prossime ore accadrà l'inevitabile, non possiamo fare altrimenti, non ho nient'altro da dirle. Anche all'interno delle Brigate Rosse ci sono parecchie divisioni. Se lo Stato non cede, che cosa bisogna fare? Uccidere il presidente Moro o liberarlo, come il dottor Sossi? Che fare? Ucciderlo o liberarlo? È il professor Franco Dritta? E chi parla? È il dottor Nicolai. Chi Nicolai? È lei, professor Franco Dritta? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa. Va bene? Ha capito? Sì. Adempiamo alle ultime volontà del presidente comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Di cosa dovrei fare? Mi sente? No, si può ripetere il cortesino. Non posso ripetere, guardi. Sì. Allora, lei deve comunicare alla famiglia sì. che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro sì. in via Caetani. Via? Caetani. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. Devo telefonare io? No, dovrebbe andare personalmente. E non posso. Non può? Dovrebbe per forza. Per cortesia, no. Mi dispiace, ma... Cioè, se lei telefona, non verrebbe meno l'adempimento delle richieste che c'era, ce l'ha fatto espressamente il presidente. Parli con mio padre, la prego.
25 anni dopo c'è un treno che corre, che va avanti, verso una destinazione che nessuno dei passeggeri immagina. Non l'immagina il sovrintendente Petri, non l'immagina Nadia, non l'immaginava nessuno allora, nel 78, dove sarebbe arrivato quel treno. Se lo avessero immaginato, avrebbero avuto paura. Perché questa è una storia di fantasmi, ombre nere che escono da quella che Sergio Zavoli, in un programma storico, ha chiamato la notte della Repubblica. Fantasmi che fanno paura. Come in un film dell'orrore, se ne stanno nascosti nel buio e non basta ignorarli, non basta chiudere gli occhi e tirarsi il lenzuolo sulla testa perché svaniscano. Questi sono fantasmi che non svaniscono, questi sono fantasmi che esistono e che tornano. 25 anni dopo, su un treno, c'è un poliziotto che si sta avvicinando ad una donna. La donna tiene sulle ginocchia un piccolo computer palmare. Sta scrivendo, sta battendo sui tasti velocemente. Cosa sta scrivendo? Cosa c'è in quel computer? Dove va quel treno?